Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi siamo qui un po' emozionati, devo dire, con Davide, perché è uscita un'espansione che aspettavamo da un po' di tempo. Diciamo il successore di Toon Chaos, possiamo dire. Sì, sono mi sembra di aver capito che questo tipo di espansioni, da quando è uscito Toon Chaos, sono tutte successore di Toon. Però boh, è molto animeggiante, quindi direi che ci sta. Eccolo qua, King's Court, la corte del re, e per occasione faremo una sfidozza. Sì, se si può definire sfida il fatto che comunque le carte che sbusto io te le tieni tu. Ma quelli sono dettagli, ma... Insomma! Se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Oltretutto, se volete, potete anche donare delle carte a Davide, visto che non le ha. Sul nostro PayPal qua sotto potete fargli un regalo, perché diciamo poi lui deve venire a vincere i tornei in negozio. Sì, è vero, in parte che devo, cioè le ultime tre carte me le avete dovute. Cosa ti manca? Le tre Silent Mining, però ti mancano boh. No, sarà mai. Ma se qualcuno ti regala un gocciolino proibite, un fulmine tempesta, no. Che fra parentesi fulmine tempesta qui dentro, quindi speriamo di sbustare. Avevo anche sbustate, però l'ho venduto. Che miseria, businessman. No, che businessman, ragazzi, una persona, un uomo povero. Se gliele regalate, vi assicuro che controllerò ogni settimana che lui mi le abbia nel mazzo. Mi sembra abbastanza ovvio che non faccio reselling così brutto. Faccio il controllo deck, come nelle decklist, checklist e detto via. Questo, fine, la notizia bomba, le due notizie bomba le diamo. Abbiamo delle notizie bomba, seguiteci fino alla fine perché ne varrà la pena. Poi ve le dirà Davide da buon anchorman, giusto? Esatto, assolutamente ecco. Sì. E quindi ci apriamo adesso Corte del Re, signori. Sì, ma dillo che lo apriamo solo perché ci è arrivata la scatola danneggiata. Sì, esatto. In realtà se no non avremmo fatto questo video. E ci hanno giocato ovviamente, hanno fatto una partita degli europei con queste bustine. Avete presente la avete presente il frigo? Non era un frigo ovviamente, ma il frigo su cui si è seduto Luis Enrique. Da la Slovacchia, mi pare. Era il nostro case di King's Court. A posto, sì, è vero. Ancora in produzione. Vediamo adesso cosa si trova. Intanto queste bustine mi piacciono particolarmente. Ricordiamo, sono common, rare, ultra rare e collector. Perché hanno tre artwork diverse. Ecco qui, guardate che belle. Guarda che fighe. Io parto. Vai, vai. Aspetta. Parti vedere pure. Che la sbustata è legit. Attenzione. C'è un numero F0 futuro utopico che promette di non essere male. Un costellazione Ptolemy M7 che in versione rara, cioè ovviamente non ne sentiva il bisogno, avrei preferito magari una super o una ultra. Idolo dagli occhi dorati. Zolga il profeta. Sei giusto nello spazio? Sono giusto nello spazio? Troppo. La corona me l'è. Ok. È sempre la corona. Siamo nella corona? Cavaliere del Jack. Sul Sejong Ginseng, anche se non è un caffè. Xiaolong. Quella roba lì, polvere di stelle. Guardrago, wow, super. Mamma mia, che grossa. Quanti insulti che è una super normale. Idolo dagli occhi dorati. Zolga il profeta. E qui c'è grande... rivalità dei signori della guerra. Xiaolong. Extra Joker Arcano. Cavaliere del Jack. E la prima ultra, signori. Morfo Re Stigigel. Bello, carino, simpatico. È un tuner. Sì. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, può uscire come bersaglio un altro mostro scoperto sul terreno. Non può evocare specialmente mostri extra deck, eccetto mostri sincro, per il resto di questo turno. Inoltre cambia il livello di questa carta nel livello di quel bersaglio. E se lo fai, guadagni life points pari al livello di quel bersaglio per 200. Durante la tua main phase puoi evocare specialmente un mostro demone con livello inferiore a questa carta dalla tua mano. Bello. Ammetto che dall'artwork avrei detto che sarebbe stato psichico. E in realtà è un demone. È un demone. Che... Cavaliere. Non è cavaliere. Il malvagio annientatore. Rinforzi dell'esercito. 74esima ristampa. La spia custode di tombe. Spia custode di tombe. Desideri convergenti. Chiostro rosa bianca. Che tanto ha fatto emozionare Bado quando ha letto la carta. Allora, qui abbiamo altre carte flavor. Carte infinite. Rinforzi dell'esercito. Dai inaspettato. Wow. Desideri convergenti. Fusione rabdomantica. Legami dei compagni e fusione figure. Questa. Sì.
Visione figure. Era una ristampa tesa. Castello Nuvola, grande. Legami dei compagni, numero 39. Utopia. Carte infinite. Che a questo punto credo. Bello. Bellissimo. Giara della dualità che tanto attenzione. Mi ha fatto sognare. E Belle queste rare di King's Court. Vi piacciono? Lasciate un like e diteci se vi piacciono anche a voi e vi servivano soprattutto. Posso fare una scommessina? Sì. Qualcuno commenterà che non ci sono carte interessanti per il meta. Commentiamo. Sono persone che fanno interi video dicendo che non c'è mai niente di interessante. Quindi no, diciamo scusate che... il dissing, ma ci voleva. Diciamo che qua per il meta effettivamente non c'è tantissimissimo. Numero F0, futuro utopico. Carte infinite, Cavaliere del Re, Giara della Dualità, Xiaolong, ZV, Armi Leone e Ipercannone XYZ. Se non ci fossero carte interessanti, ragazzi, sarei il primo a dirlo aspetta. Prima qualcosina la metto. Io no, però non ho detto che non ci sono carte interessanti. Ho detto che non ci sono tante carte per effettivamente il meta-meta. Però per Mastery for Fun, per i collezionisti, c'è un sacco di... È lo stesso discorso che mi ha fatto per Tunkeos. Non c'è solo il competitivo. Esatto. Questo è quello che vogliamo far chiarire proprio in modo cristallino, ecco. Io sto continuando a spippolare qua le card perché c'è un bel po' di roba interessante. Io vedo comunque ristampe di Utopia che male non fanno. E chissà che mazzo che come viene rimasto Utopia nuovo. Pendulum X-Ease, Cavaliere della Regina, Giada della Dualità e Matta del Joker. L'ho trovata anch'io. A posto. E sono due volte... Baxia! Bello. Cioè, l'unica volta che mi scivola le carte c'è la carta interessante dietro. Questa è la prima volta che la trovi, eh? Sì, questa sì. La ultra che si è vista, no. Ah, io non ho visto la ultra. Però. Sì, vabbè. Rivalità del Signore della Guerra. Oh, cos'è? È il numero F0. Wow, signori. Numero F0, futuro Draco Utopico. Che figata. Quello che ti fa diventare Utopia competitivo. Benissimo, quindi devo recuperare. Dovremmo trovarlo altresì collector. Sicuramente c'è, non sappiamo che collector ci sono. In teoria, però, in teoria non dovrebbe seguire comunque l'uno ogni due box. Oh, questa, sì, uno ogni due box. Spero di trovarlo. Drago Gemello Frammento. Intanto, prima ristampa di questa carta. A parentesi, Arsenale Zemmaio a molla. Che Cavaliere. Carino anche quello. Dai, inaspettato. Legami dei compagni, ZV, scudo finale e chiuso. Quello se l'hai già trovato due volte. Io non ho mai trovato, tu l'hai già trovato due volte. Sì, per play 7, spia, però. Il malvagio avatar, Baxia, Castello Nuvola, Trasferimento Pendulum, Rinforzi dell'esercito e Chao Feng, fantasma dello Yanzing. Anche questa prima ristampa, diciamo, dopo un bel po' di tempo, perché è uscito in cross in MP16, sempre super raro. Agonami, potevi darcelo ultra, no? No, scherzo, va bene, super. Cavaliere. Ma che cavolo! Ma sei qua in cam? Cioè, sì, in mezzo. No, volevo farlo vedere anche qua in cam. Wow, fulmine tempesta. Io direi che non è F0, fulmine tempesta. Chiuso, grazie. Mamma mia. Devo solo trovare una collector praticamente per ribaltare. Se trovo qua la collector io, puoi anche andare. Porca miseria, sì. Numero 39, Xiao Feng, Legame Eterno, Coniglio al Soccorso, numero F0, Baxia e Ipergalattico. Iper la grande I. No, ZV, Castello Nuvola, Fusione Rabdomantica, Giara della Dualità, Cavaliere. Oh, hai fatto jackpot. Playset di Chiostro Rosa Bianca. Ragazzi, guardate quante belle cartine anime. Il Drago Maestoso, anche questo era da un po' che non si vedeva. Spia, Custode di Tombe e finalmente una carinissima ristampa. Il numero 49, Sintonia della Fortuna, che stava cominciando a costare un pochettino. C'è chi si accontenta delle super ristampate da tante, c'è chi trova le carte. Maledetto! Maledetto! Malvagio, Fusione Rabdomantica, Guerriero Sopravvissuto, Pendulum X-Ease, ZV... Drago Gemello, anche tu. Intanto inviterei il pubblico ogni tanto a guardare quando teniamo le carte, che non ci siano i riflessi sulle carte. Extra Joker, Castello Nuvola, Fusione Rabdomantica, Induzione Magnetica. Guardate che bella con i tre guerrieri magnetici, Alfa, Beta, Gamma. Ma il malvagio terrorizzatore, quando è stata la prima stampa? Tipo 20 anni fa? O sbaglio? 2009, penso addirittura. Lo ricordo ancora. Nelle Jump è stata la prima stampa. Non è stata No. Cavaliere numero 49.
Eccoci molto bene. Qua. Ecco, proprio non mi dà neanche una parvenza di... Guardate, guardate, corte di carte. Bella. Con i tre cavalieri. Un box molto trappoloso il mio. ZV, Pendulum Xyz, il malvagio terrorizzatore, il malvagio avatar, il malvagio rivalità, no, è solo rivalità. Costellazione Neptune, vai, Hyperger. Poi abbiamo già da dualità, un po' di cavalieri, numero 39, il malvagio annientatore, fusione rabdomantica e anch'io ho trovato il chiostro finalmente, così ti faccio un po' di concorrenza. Ti metto un po' di positività. Io ho già trovato due ultra, tu ne hai ancora due da trovare. Sì. Guardate che belle le tre bustine. Ipoteticamente dovresti poter trovare cose interessanti ancora. Speriamo. Tu hai già trovato tre ultra, tu no? No, due. Ok. Io potresti trovare addirittura la collector. Non è collector, è la grazia cristalla. Guarda. Intanto c'è il guerriero sopravvissuto, che non mi pare di aver mai visto oggi. E ho trovato anche la ragazza come... Davide, la ragazza chiostra. No, io la ragazza in realtà stallo, non l'ho trovata, l'ho solo trovata in carta. Che non è la stessa cosa. Ok, a posto. Pendulum Xyz. Dobbiamo aggiungere la soundbox con il... Dai, inaspettato. Drago maestoso. Io so già che dopo questa battuta qualcuno commenterà che non l'ho trovata per i miei capelli, ma lasciamo perdere. Povero Arsenale, Davide, che adesso... Fusione, numero C39. E fusione... Fusione action figure. E Vozar Dolca ultra rara, non signori. Male, non male. Non male. Questa non è buona. Non staple come il mio fulmine tempesta, ma non male. Raffaele, il nostro Dino player, ringrazia. Oddio. Sì, c'è anche Leone, poraccio. Sì, Leone gioca agli FTK, non, non è in forzi. Aha. Asanaha. Dai, tira fuori la collector così. Speriamo. Guardrago così sbusta, io non ho ancora trovato uno. Così col Guardrago. Cavaliere super. Del Joker ho trovato. Allora, bello, però tu hai finito le ultra così. Sì. Cioè, mi hai superato c'è ancora una colonna, speriamo bene. Dovrebbero essere tre, quindi non lo so. Speriamo bene. Un altro F0 non ultra. Z. Cavaliere. Chi è qua? Trasferimento. Pendulum. No, Tindangolo. Un tindangolo, no? Un intingolo. Vediamo un po' qua. C'è un'evocazione tuono veloce. Una volta che la trovo. Immagino che si serva per Cavaliere gioca arcano, di cui sentivamo un pochettino la mancanza. Dai. Lui, guerriero sopravvissuto. La carta preferita di Jade. Una delle preferite di Jade. Numero C39. Che forte. Ecco l'ultra. Bella. Ho trovato la regina. La regina? Bella. Trionfo Joker Arcano. Bella. Bella, bella, bella. Allora, io invece ho trovato... Bene, ciao, queste ultime buste dove non c'è niente le troverete in vendita su The King of Games. Esatto. Acquistate nel nostro web shop. C'è queste buste dove sicuramente troverete un sacco di cose. Se trovano la collector però ci ringraziano. Speriamo, cosa, abbiamo il box rotto? Cioè, magari, ma... Speriamo ci sia qualche box rotto. Sì, rotto non fisicamente, ma nel contenuto, perché fisicamente qualcuno abbiamo di rotto. Sì, Ipercanone Xyz, guarda, esatto, che bello. Davide, sigillato, esatto, alla grandissima, proprio. Andrò veloce perché, ripeto, secondo me il pull è andato. Ma siamo sempre pronti alla sorpresa. Io ho trovato induzione magnetica. Allora, che collector dobbiamo trovare? Ne abbiamo ancora di più. Sì, ma non sappiamo quali sono. Lo so, Kemp, poi se non escono anche è più difficile ancora. Beh, lei non è male, secondo me, collector. Sì. Ma se tu dici che è collector. Dici che c'è. Ma è centrato lì il... Ok. Allora, ha fatto Bado, adesso viene Bado a controllare. La colonna qua mi è cascata. Matta del Joker ho trovato. Grazie Alessino. Niente, mi sa che qua le collector non ci sono, ragazzi. Così a occhio. Ipergalattico. Che triste, so sad. Mi hanno trovato le ultra e quindi... It's so sad, Alexa, prete spassito. Dov'è? No,
Allora, un po' drago gemello frammento. ZV, ho fatto il 3x di ZV. Molto bene. Corte di carte. Cavaliere del Jack. Carte infinite. Rinforzi. Dai inaspettato. Desiderio convergente. Fusione rabdomantica. E anch'io un guardrago eredità del mondo. Che così magari si abbassa secondo, un po' di prezzo. Completato il secondo playset di Cavaliere Joker Arcano. Zara della dualità. Carte infinite, con il soccorso, legame eterno, vero sopravvissuto. E finalmente la giara della dualità, non impazziremo per trovarla da questa bustina in poi. Io ormai, io ormai il mio 3 pesce l'ho. Non devo neanche dove stampare. È vero, hai ragione. No, è un'ottima ristampa, cioè, la giara. E se Davide trova anche la collector. Ma ho già trovato le 3 ultra, non lo so, cioè... Dovrebbe essere, vedi, principessa. Vado, questa è per te. Grazie. Principessa rosa. ZV, armi, leone. E io l'ultima bustina che concludo con Iper Galattico. Sto per concludere anche in tristezza, ma perché ho ben risultato già prima. Attenzione, induzione magnetica. Ragazzi, nessuna collector, purtroppo. Però le ultra belle sono le ultra belle uscite, eh? Ci sono, sì, yes. E siamo loro tre, soddisfatti. Insomma, e due cavalieri, un trionfo Joker, cavaliere del Joker e la terza per non aver trovato. Non si può fare tutto. Molto bene ragazzi, dopo aver presentato quindi il video in anteprima con Konami per Corte del Re, ci siamo spacchettati anche 2 box in allegria. Se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale. Adesso è arrivato il momento di spoilerarvi. Perché dopo una logica pausa logistica. Sì, assolutamente sì. Dovuta al fatto anche che comunque siamo usciti dai limiti da tutti i vari problemi Covid, speriamo per sempre. Sì, vedremo sì, se sarà per sempre. Vi annunciamo che torneranno nei live con Saidonia con ancora più contenuti, perché come avete visto su YouTube avete già trovato un paio di highlights della primissima diretta dell'anno scorso. E continueranno a uscire ste pillole perché stanno avendo successo. Bato aveva ancora i capelli sciolti per dire quanto tempo fa. Sì. E usciranno ancora più grafiche, che se ci mettete un mi piace sui social non ce ne lamentiamo. Assolutamente seguiteci sui social The King of Games UD, e se siete a Udine veniteci a trovare. Vogliamo annunciarlo già il podcast? Assolutamente il podcast, anche se non sappiamo la prima puntata se verrà pubblicata se o meno, sarà live, se verrà pubblicata non sa come verrà eccetera. Vi annuncio che ci sarà un podcast che parlerà a 360 gradi del mondo nerd, possiamo dire così, di quello che ci compete, dei videogiochi, delle attualità e mondo nerd, attualità anche, assolutamente. Quindi l'attualità influenza anche il mondo nerd. Usciamo un po' dagli schemi e da un'idea mia personale si va a finire a produrla, a vedere cosa succede. Con 4 persone d'eccezione. Con me alla conduzione, 3 personaggi che sono... scoprirete. No? Sì, almeno quello non diciamo. Dire che sono uno diverso dall'altro credo sia un eufemismo. Quindi vi aspettiamo, anche perché sarà la loro prima volta in video, credo. A parte qualche sporadico cameo. Per uno no. Uno ha già fatto un video. È vero, l'avete già visto. Diteci nei commenti chi potrebbe essere tra tutti quelli che sono passati. Bado, che non so. Tra tutti quelli che sono passati nei video dietro la camera, davanti alla camera di The King of Games, perché dietro tantissimi, perché si lavora qua nel mentre che stiamo parlando e tutto. Quindi ragazzi, grazie per averci seguito. Unboxing divertente ma povero di collector. Speriamo di rifarci nella live di stasera, presumo. Come sì, stasera, di giovedì 8 luglio. Ah, ok, fai illustreremo in live Corte del Re, anche perché le singole le volete, quindi in un modo o nell'altro dobbiamo spacchettarle. Sì, se posso solo un'annotazione, claim del box, questo Joker è matto. Cioè, dopo le idol, dopo la pioggia dei serpenti, questo Joker è matto. Questo Joker va bene. Quindi ci rivediamo, anzi impazziremo questa sera con voi in live, e speriamo di sbustare un sacco di collector. Chissà se ci sarò anch'io.
Potresti esserci. In realtà, non lo so. Se ti riprendi dal podcast con... Boh, Dio, sì. Cioè, c'è tempo per riprendersi dal podcast abbondantemente. Molto bene. Quindi, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.